udito che egli faceva battezzare più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad aggiungere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere. Fin qui la lettura e poi continueremo a leggere versetto per versetto. Gesù durante la sua vita ha incontrato tante persone, ricchi, poveri, ammalati, lebbrosi, uomini potenti, scribi, farisei, re, pescatori, esattori di tasse. La nostra meditazione questa sera verte sull'incontro di Gesù appunto con una donna chiamata Samaritana. Noi non conosciamo il suo nome, ma questo è stato un incontro particolare di Gesù con questa donna, che poi, come vedremo alla fine, cambiò radicalmente la vita di questa donna. Abbiamo forse anche noi in questo momento l'opportunità, come l'ha avuta questa donna, di lasciarci cambiare da un incontro speciale, con una persona speciale, e questa persona è Gesù. Noi tutti sappiamo cosa significa avere sete, qualche volta l'abbiamo provata, ma qui si tratta di una sete che viene dal profondo del nostro cuore, una sete che deve soddisfare la nostra anima. Ora, molti cercano di soddisfare la propria sete spirituale in tanti altri modi. Forse tu hai sete. Dove vai per dissetare la tua anima? Chi potrà mai dissetare la tua sete? E allora ascoltiamo cosa ci dice la parola del Signore. Abbiamo letto che Gesù doveva passare per la Samaria. In quel tempo, passare per la Samaria, dalla Giudea alla Galilea, si poteva passare, possiamo dire, direttamente in Samaria, ma invece i giudei dovevano fare un giro largo perché tra giudei e samaritani non c'era un buon rapporto. Quindi Gesù doveva passare per la Samaria? Possiamo dire no, secondo l'uso dei giudei di allora. Però, come possiamo vedere, Dio è all'opera. E Dio permette questo incontro di Gesù con questa donna. Abbiamo letto che Gesù era stanco del viaggio e sedeva presso un pozzo. Versetto 6. Là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Gesù passa per la Samaria, giunse a questa città chiamata Sica, vicino al podere che Giacobbe, secoli prima, aveva dato al figlio Giuseppe. Noi ci ricordiamo della storia di Giacobbe, di Esaù. Dopo che i due si riconciliarono, Giacobbe costruì un altare al quale diede nome El Eloè Israele, cioè Dio, il Dio di Israele. E poi in punto di morte Giacobbe ricordò ai figli che a Giuseppe aveva dato questo pozzo, perciò si chiamava il pozzo di Giacobbe. Un riferimento importante. Sono passati tanti secoli da quel momento in cui Giacobbe diede questo pozzo a suo figlio Giuseppe, perché proprio qui, a questo pozzo, il Signore si sarebbe servito per comunicare il messaggio
dell'acqua viva. Gesù e i discepoli avevano camminato tanto, tante ore, possiamo dire. C'era infatti all'epoca l'usanza di partire ben presto, all'alba, la mattina, quando dovevano intraprendere dei viaggi di una certa lunghezza. L'evangelista Giovanni non dimentica di sottolineare questo particolare, che voglio ricordarlo a ciascuno di noi: Gesù stanco del cammino. Sì, perché Gesù era perfettamente uomo, ma perfettamente Dio. Colui che è chiamato, qualche capitolo prima, da sempre l'evangelista Giovanni, il Logos, la parola, il Dio incarnato. Qui ci viene parlato e comunicato che allo stesso tempo lui era uomo. Il Signore è venuto dove noi siamo. Il Signore è venuto qui, in questo mondo. Da dove? Lui si è messo in cammino dal cielo, è venuto su questa terra per portare agli uomini il dono di Dio, un dono meraviglioso, per portare loro l'acqua viva che può dissetare i loro cuori. E per fare tutto questo, Dio ha preso forma umana, è diventato come uno di noi, senza peccato. Egli è il dono di Dio. Quindi, arrivato a questo pozzo, incontra poi questa donna e Gesù le dice: dammi da bere. Versetto 7. Una samaritana venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere. Proprio in quel momento, quando Gesù era lì solo, perché i discepoli sono andati a fare altri servizi, Gesù era proprio presso questo pozzo di Giacobbe e arriva questa donna per attingere dell'acqua. Solitamente, quando due persone si incontrano, l'uso nostro è dire: buongiorno, come ti chiami? Di dove sei? C'è possibilità di avere un sorso d'acqua? Vengo da tanto lontano e non ho un recipiente per cavarlo giù nel pozzo e prendere un po' d'acqua. Niente, nessuna parola prima di questa. Gesù dice: dammi da bere, dammi da bere. Ci ricordiamo che Gesù compì un grande miracolo, proprio il primo miracolo, alle nozze di Cana. In quella festa venne a mancare il vino, ma c'erano dei recipienti di pietra. Gesù disse loro di riempire i recipienti ed essi riempirono i recipienti fino all'orlo. Un grande miracolo. In questo caso Gesù non compie il miracolo, poteva dissetarsi, poteva prendere dell'acqua come voleva lui. Quando Gesù sfamò 5.000 uomini, donne e bambini erano stati sfamati attraverso la moltiplicazione dei pani. Gesù era capace. Gesù poteva dissetarsi senza prendere l'acqua dal pozzo. Ho sete, dammi da bere, dice Gesù alla donna. Versetto 9, la samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi a me da bere, che sono una donna samaritana? Infatti, i giudei non hanno relazione con i samaritani. Quindi questa donna si meraviglia della richiesta di Gesù. Anche lei non dice a Gesù, appena lo vede: buongiorno, ma chi è lei? Cosa fa qui? Ma lei è un giudeo? Sa che non può avere relazione con noi che siamo samaritani? Niente di tutto questo. Versetto 10. Gesù riprende il dialogo e dice alla donna: se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Che bella questa affermazione, tocca il mio cuore, dovrebbe toccare il cuore di ciascuno di noi. Se tu conoscessi il dono di Dio, che parole meravigliose, che parole profonde. Non a caso avviene, appunto, come dicevo prima, presso questo pozzo, che è il pozzo di Giacobbe. Questo pozzo fu di vitale importanza per la sopravvivenza di Giacobbe e di tutto il popolo allora di Israele. Infatti si trova a Sicar e il nome significa proprio dono, dono. Quel dono, quel pozzo
è Gesù che è il dono di Dio. E Gesù vuole far comprendere alla donna samaritana che lui è il vero dono. E le dice: se tu conoscessi il dono di Dio. Io non vi conosco tutti, ma è d'obbligo la mia domanda. Non so se voi avete conosciuto questo dono, il dono di Dio. Versetto 11. La donna replica: Signore, tu non hai nulla da attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Non c'è dubbio che Gesù avesse bisogno di bere. Egli aveva realmente bisogno di bere. Aveva camminato per ore e ore sotto quel sole cocente, ma aveva una missione da compiere. Qualcosa più importante della sete. Parlare con la donna di cose di valore molto più alte, di valore spirituale. Versetto 12. Sei tu più grande di nostro padre che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? E Gesù dice: sì, sono più grande del nostro padre Giuseppe, di Giacobbe, di Isacco, di Abramo. Quello che io ho da offrire è molto più grande di quello che i patriarchi ti hanno dato. Così andiamo al versetto 13. Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua, cioè dell'acqua del pozzo, avrà di nuovo sete. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua perché io non abbia più sete e non venga fin qui ad attingere. E nel dialogo della donna, Gesù cerca di spiegare quel dono. E Gesù dice alla donna: guarda, quest'acqua che tu prendi da questo pozzo non ti può dissetare per sempre, ma la mia acqua, quella che io ti darò, disseterà la tua sete più profonda. Quest'acqua diventerà una fonte di acqua viva che scaturisce in vita eterna. Chi non vorrebbe bere di quest'acqua? Questa donna rimase a bocca aperta. Tutti i giorni doveva andare al pozzo ad attingere dell'acqua. E le parole di Gesù in qualche modo sono state interpretate nel senso che finalmente non verrò più a questo pozzo ad attingere l'acqua, potrò restare a casa con mio marito, o forse diremmo fra poco, con i miei mariti, con i miei amanti. E la donna dice: Signore, donami di quest'acqua. Versetto 15. Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. La donna crede di aver capito, ma non ha ancora compreso. Gesù vuole dare un'acqua completamente diversa. Ma prima che Gesù potesse dare l'acqua viva, la doveva aiutare a capire, comprendere cosa fosse il dono. O meglio, chi era il dono, e anche aiutarla a capire qual era la sua condizione di donna peccatrice. Molte persone sono come la donna samaritana, ma in qualche modo possiamo dire tutti noi. Siamo stati e siamo come la donna samaritana. Essi cercano di bere là, quella fontana per dissetare la loro sete, e sperimentano ancora delusione. Quante volte abbiamo cercato di dissetarci laddove nessuno potrà mai dissetarci? Pensano di appagare la loro sete nella religione, forse nella politica, altri nelle ricchezze, nei tesori accumulati, altri nell'alcol, nella droga, nel sesso, in tante dipendenze. Ma poi cosa si scopre? Hanno sempre sete, sempre sete, sempre sete. Sono sempre insoddisfatti e muoiono di sete. Muoiono di sete e continuano ad attingere acqua che non può dissetare la sete spirituale. Gesù ha detto: chiunque beve di quest'acqua
avrà sempre sete. Carissimi, c'è un'acqua diversa che Gesù vuole dare e solo Gesù può dare quell'acqua. Un vero appagamento si trova soltanto in Gesù Cristo. Solo Gesù può darti l'acqua che disseta. Chiunque beve di quest'acqua che io gli darò, ha detto Gesù, non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna doveva capire il dono, e per capire il dono, a questo punto, Gesù doveva mettere il dito nella piaga. E il dito nella piaga lo vediamo adesso. Gesù dice alla donna: va a chiamare tuo marito. Va a chiamare tuo marito, versetto 16. La donna dice: io non sono sposata, io non ho marito. Ma voi pensate che al Signore Gesù qualcosa gli rimane nascosto? Nulla è a lui nascosto. Gesù tocca la vita passata e presente di questa donna. Certo, dice Gesù, hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai adesso non è tuo marito. Versetto 18. A questo punto Gesù si ferma, non può andare avanti. Questa donna deve comprendere il suo stato. Gesù, come dicevo prima, mette il dito nella piaga. La donna doveva capire il dono, ma doveva anche comprendere che era una donna peccatrice. Vedete, la salvezza, che noi chiamiamo e la Bibbia chiama la nuova nascita, cioè quella spirituale, deve necessariamente tener conto del problema del peccato. Non si può andare oltre se non si risolve il problema del peccato. Che noi tutti siamo peccatori e che nessuno è giusto. Gesù potrebbe dire questa sera a ciascuno di noi, in questo momento, va a chiamare tuo marito. E tu puoi rispondere alla stessa maniera: non ho marito. Gesù conosceva tutto di questa donna. Lui stava dicendo a questa donna: donna, tu stai cercando qualcosa che non riesci a trovare, che non può appagare, che non può dissetare la tua sete attraverso un matrimonio, forse due, attraverso 5 matrimoni e anche attraverso la convivenza del sesto uomo. Hai riposto tutta la tua sete negli uomini, uno dopo l'altra, ma resterai sempre assetata. Gesù ha detto in un'altra occasione: non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Quindi dice: va a chiamare tuo marito. Bisogna mettere in regola la nostra vita con il Signore. Bisogna riconoscere il proprio peccato e poi confessarlo al Signore. Se tu conoscessi il dono di Dio, è colui che ti dice: dammi da bere, tu stessa gliel'avresti chiesto. Vedete, il Signore Gesù è venuto in questo mondo, e così in questa occasione, con questa donna, a questo pozzo, Gesù voleva guarire tutte le ferite della donna. Non c'è peccato che il Signore non può perdonare. Non c'è peccato che il Signore non può perdonare. Lui ha toccato però quello che c'era dentro il cuore di questa donna. Lei, sapete perché si recava all'ora più calda della giornata? A riempire l'acqua. Nessuno andava a quell'ora, ma lei si vergognava di andare quando tutte le altre donne andavano a riempire i secchi d'acqua, e quindi andava nel momento più caldo, non c'era nessuno, perché si vergognava. Si vergognava, non voleva incontrare le altre donne. E ora ecco, davanti al Signore, al Signore Gesù che le ha detto tutto quello che stava facendo, e lei lo riconosce come il Messia, come il profeta. Versetto 19.
Gesù legge proprio nel profondo del cuore. Egli non è solo uomo, ma lui è Gesù Dio. Lui è l'onnisciente Dio, lui sa ogni cosa, lui conosce ogni cosa, conosce la tua vita come la vita di questa donna. Ma Gesù, e solo lui, poteva guarire le ferite di questa donna. Versetto 25. Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa. Gesù disse: sono io che ti parlo. Solo Gesù può pronunciare quelle parole. Quante volte lo incontriamo nell'Evangelo di Giovanni? Io sono la porta, io sono la via, la verità e la vita, io sono il pane della vita. Solo Gesù può dire queste cose. Solo lui può dire: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, io sono l'unico Dio, al di fuori di me non c'è altro Dio. Io sono l'Emanuele, io sono il Logos, la parola, io sono. E allora ci chiediamo, a questo punto, Gesù doveva passare per la Samaria quel giorno? Doveva proprio passare di lì? Bene, cari che ascoltate la parola del Signore, Gesù in questo momento sta passando in mezzo a noi. La Samaria è qui, in mezzo a noi. Egli è al tuo fianco e lui vuole offrirti da bere la sua acqua. In Apocalisse 22:17 lo Spirito Santo e la Sposa rivolgono un invito a tutte le persone: chi ha sete, venga. Chi vuole prenda il dono dell'acqua della vita, non solo mentre sono in questa terra, ma anche quando lasceranno questa terra. Coloro che non hanno risposto affermativamente all'invito del Signore Gesù continueranno ad avere sete. Domenica scorsa abbiamo visto un video, ma anche ci è stato parlato della storia del ricco che chiese una goccia di acqua per rinfrescarsi la lingua. Per tutta la sua vita ha attinto chissà a quale pozzo sgregolato. Idolatria, ricchezze, donne, e poi era nel tormento eterno. Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questo luogo, in questa fiamma. Noi notiamo quindi i tormenti dell'inferno che vengono rappresentati da una sete violenta. Se Cristo non avesse sofferto per noi, il destino eterno a cui saremmo andati incontro sarebbe stato lo stesso di quello che è ricco: le pene eterne, l'eterna perdizione, il senso disperato sul palato del desiderio di avere una goccia di acqua per rinfrescarsi la lingua. Come quella donna samaritana, Dio in questo momento vuole farci grazia. Grazia non meritata da nessuno di noi, ma la grazia viene offerta a tutti, indistintamente. Alla donna samaritana, agli scribi, ai farisei, ai peccatori, ai due ladroni sulla croce, al centurione che l'ha inchiodato sulla croce. Lui vuole fare grazie a tutti. A tutti noi questa sera che ascoltiamo la parola di Dio, la grazia ti viene offerta, come è stata offerta alla donna samaritana. Perché è scritto, e lo dice l'apostolo Pietro: egli è l'Iddio di ogni grazia. Quindi, se tu conoscessi il dono di Dio, lo hai conosciuto il dono di Dio? Questa sera Dio sta parlando al tuo cuore, e tu, che tu possa sentire quel bisogno di questa donna e di rivolgere a Gesù la stessa preghiera, possiamo dire: dammi da bere. Ma non l'acqua di questo pozzo, dammi da bere la tua acqua. E Gesù
vuole ricordarci quelle belle parole di invito. Venite a me, voi tutti che siete oppressi ed affaticati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me perché sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Gesù ha detto ancora: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, e beva. Gesù ha detto in un'altra occasione: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai più fame. E Gesù ancora oggi rivolge alla gente comune il suo invito e dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la sua, e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Che belle queste parole dolci di amore del Signore. Lui sta bussando alla porta del nostro cuore. E sapete, il Signore lo fa dolcemente, non fa violenza a nessuno. Lui lo fa dolcemente, così come ha spiegato a questa donna quel messaggio di grazia. Che trasformazione è avvenuta nella donna samaritana, che a un certo punto, quando ha capito, addirittura lascia la secchia lì a terra e corre in città e disse alla gente, come scritto al versetto 29, 28 e 29, venite a vedere colui che ha detto tutto quello che ho fatto. Lui è il Cristo, lui è il Cristo. La donna samaritana lasciò la sua secchia, corse in città per testimoniare del Signore Gesù. Sì, perché non possiamo fare a meno, dopo che abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, di testimoniare di Lui. Quando Gesù ha chiamato i discepoli, è scritto che subito lasciarono le loro barche e seguirono Gesù. Noi tutti siamo chiamati a seguirlo, e seguirlo subito, seguirlo adesso, di non aspettare a domani. E quando questa donna va dai samaritani e gli parla del Signore Gesù, è scritto al versetto 39 che molti samaritani in quella città credettero in Lui. Voglio veramente che il Signore qui questa sera, attraverso lo Spirito Santo, possa convincere i cuori di molti di noi a credere in Lui. E queste donne, altri della città, a un certo punto hanno detto: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, ma noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Questi sono samaritani, non appartenevano al popolo di Giuda, erano, possiamo dire, stranieri, eppure hanno compreso il messaggio del Signore, sono andati a Lui. Che bella testimonianza quella di questa donna. Vuoi che il Signore agisca nella tua vita come lo ha fatto nei confronti della samaritana? Sì? Allora questa sera sei chiamato a fare una scelta, possiamo dire la scelta della tua vita, come è stato detto da Franco nella sua testimonianza. Lui e Teresa, sua moglie, hanno deciso di seguire il Signore. Sono trascorsi tanti anni e loro hanno riposto tutta la loro fede nel Signore. L'invito di Gesù a tutti, in modo particolare ai giovani che sono qui presenti, figli di credenti, è scritto: ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni cattivi o prima che sia troppo tardi. Ricordati del tuo Creatore. Perciò che, cari fratelli, sorelle di San Severo, stanno predicando l'Evangelo per le strade, nelle piazze, a tutti gli uomini, attraverso tanti strumenti, annunziano l'Evangelo prima che giungano tempi cattivi, cattivi giorni. Lo scrittore agli Ebrei dice,
al capitolo 12, versetto 25. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla. Quindi lo scopo del Vangelo è quello di far conoscere Gesù, così come quella donna l'ha incontrato, l'ha conosciuto, ha creduto in Lui, ha testimoniato di Lui, altri si sono convertiti al Signore attraverso di lei. Vedete, ogni uomo, ogni donna, ogni giovane, fanciulli, tutti, noi tutti abbiamo bisogno del Vangelo di Cristo. Sì, perché quel Vangelo può trasformare la tua vita, la vita di tante persone. Senza Cristo, l'uomo rimane nella sua sete spirituale. Senza Cristo le persone sono destinate all'inferno. Solo il Vangelo ci porta a Cristo, a dare gloria a Lui, a dipendere solo da Lui, a predicare solo Lui, a consacrarci solo a Lui. Quindi cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino, Isaia 55,6. Rispondi questa sera all'amore di Cristo, all'amore di Dio. Egli bussa alla porta del tuo cuore. Se qualcuno, e metti il tuo nome in questo qualcuno, se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò, dice il Signore Gesù, io entrerò, cenerò con Lui ed Egli con me. Egli entra a far parte della nostra vita, entra nel tuo cuore. Egli ha assicurato in modo assoluto, chiunque lo cerca, onestamente, con tutto il cuore, lo troverà. Rispondi all'amore di Cristo. Rispondi questa sera all'amore di Gesù. Dio vuole riempire il cielo. Gesù ha detto ai suoi discepoli, nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Queste dimore il Signore vuole riempirle di peccatori che erano perduti nei loro falli, nei nostri peccati, ma che ora sono perdonati attraverso il sangue di Gesù. C'è qualcuno stasera che vuole arrendersi al Signore? C'è qualcuno stasera che è pronto a dare la sua vita per Lui? L'incontro di Gesù con quella donna samaritana vuole questa sera essere l'incontro di Gesù con te, con qualcuno di noi. E qualcuno potrebbe dire, ma io sono un peccatore, una peccatrice, Gesù non potrà mai perdonare i miei peccati, perché ho commesso peccati gravi. E Lui vuole ricordarci le parole di Isaia 1,18, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Ecco che poi da un cuore perdonato scaturisce una grande gioia. Vedete, Dio ci ama e Lui vuole che noi rispondiamo al suo amore. Dio ti ha creato per avere un rapporto intimo con Lui. Per coloro che sono disposti ad aprire il loro cuore al Signore, Gesù promette e dice, Luca 15,7, vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. C'è qualcuno che vuole produrre questa gioia alla presenza del Signore e anche qui? Qualcuno che vuole dare il suo cuore al Signore? Che lo faccia questa sera, di non rinviare domani, dopodomani o chissà quale altra data. Egli offre la sua grazia, il suo perdono ad ogni peccatore che lo vuole. Egli dice fermatevi, come quella donna si è fermata lì al pozzo, e riconoscete che io sono Dio. E concludo. Nel Salmo 16, versetto 2, il salmista Davide dice, ho detto a Dio, tu sei il mio Signore, non ho alcun bene all'infuori di te. Vedete questa frase, questa espressione all'infuori indica chiaramente dov'è il bene
E dove finisce il bene? Senza il Signore non siamo nel bene, no, assolutamente no. Senza il Signore noi siamo perduti, e non solo per il tempo, ma per tutta l'eternità. Quindi senza il Signore siamo perdenti e perduti per sempre, per tutta l'eternità. Senza il Signore non abbiamo alcun bene. Quindi quando finisce il bene? Vedete, finisce quando noi escludiamo Dio dalla nostra vita. Dio ti ha parlato questa sera attraverso la sua parola? Corri a Lui. Lui ti aspetta a braccia aperte. Apri il tuo cuore e ti donerà la vita ora. Voglio pregare, Signore. Signore Padre, grazie perché Tu hai dato la Tua vita su quel legno della croce per me e per noi. Questa sera, Signore, attraverso la Tua parola hai parlato al mio cuore, al cuore di ciascuno che ha ascoltato, Signore. Voglia Tu, Signore, continuare a parlare al loro cuore, attraverso lo Spirito Santo. Signore, continua a bussare dolcemente alla porta del cuore di ciascuno, affinché tutti possano rispondere alla grazia Tua, all'amore Tuo, al dono che Tu offri attraverso Gesù Cristo. Grazie perché Tu non hai risparmiato il Tuo Figlio, ma lo hai donato interamente su quel legno della croce, e che possa ciascuno di noi donare interamente la propria vita a Te, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Che il Signore benedica la Sua parola nel cuore di ciascuno di noi. Amen. Amen. Grazie, Abramo.